tanti auguri, Giorgino. Allora, chi è Giorgino? Giorgino, che fra l'altro Giorgino è solamente il soprannome che gli ho dato così in maniera molto molto spontanea e tra virgolette amichevole, anzi tra virgolette amichevole, ecco, senza virgolette. Insomma, chi è? Vabbè, a parte che si chiama Giorgio, no, chi è Giorgio? È, credo, uno dei pochi che mi seguono veramente. Come usa dire, diciamo nel linguaggio moderno, è un follower, no? Un fan, a supporter, no scherzo, è solamente un ragazzo che segue, almeno dal mio punto di vista, da come lo vedo io, veramente con molta voglia, me, tutto quello che carico e purtroppo anche tutto quello del Dio, tutto, sempre rimanendo nel settore Enomiz, chiaramente, no, Enomiz, come mi chiama la gente, vabbè, però, Enomiz, e niente, mi ha chiesto di fargli gli auguri, ho aspettato di pubblicare anche il primo video apposta oggi, che da quanto mi ha detto è il suo compleanno, e quindi niente, ho dato che, appunto, è uno dei pochi che mi ho detto prima che mi segue veramente, ci tenevo particolarmente a fare ciò, a fare gli auguri in questo video qua, questo video di FIFA, che fra l'altro, oltre ad essere un altro episodio, un nuovo episodio, è anche il primo episodio del 2016. Quindi niente, ancora una volta tanti auguri, spero che questa sorpresa, sorpresa per metà, perché comunque me l'avevi chiesto, ora sto parlando a te se guarderai il video, però diciamo io ho fatto, non ti ho risposto al commento fra l'altro, quindi ho fatto tutto tra virgolette nascosto per questa che è una mezza sorpresa. Niente, comunque spero che ti abbia fatto piacere e oltre a farti l'auguri ti ringrazio ancora una volta di seguirmi e addirittura farmi queste richieste che a me fanno veramente piacere comunque. Comunque, niente, detto questo, ancora una volta auguri, lo ridico. Niente, iniziamo come sempre. Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Primo episodio del 2016 per quanto riguarda questa serie qua, chiaramente. Ci eravamo lasciati qui, no? 22 maggio, terminato in maniera da parte nostra strepitosa il campionato. Ricordiamoci che il primo campionato per quanto ci riguarda in Serie A, eravamo delle neopromosse, anche se comunque non è ancora fine stagione, quindi diciamo che siamo tuttora delle neopromosse, però nonostante ciò siamo arrivati qua. È per questo che dicevo discorsi di prima per quanto ci riguarda del campionato, un buon campionato, siamo qua quindi siamo riusciti con molta 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 fortuna, bisogna essere onesti, a qualificarci per l'Europa League della prossima stagione, quindi del prossimo anno, chiaramente del gioco. E niente, detto questo, prima di comunque andare avanti senza farvi vedere tutto giugno, la fine di maggio e tutto il caricamento, che fra l'altro non so a voi, però a me va fra l'altro ma molto lento, che ho sbriciato la PlayStation, non so di giocarci. Comunque, prima di fare ciò voglio farvi vedere cosa è successo. Grazie alla posizione in classifica ci sono stati, diciamo, accreditati questi soldi dal punto di vista dei trasferimenti. Come vedete, budget di trasferimenti 13.122.000 euro, cosa che ci fa molto piacere, dato che Aldo credo che di solito lui non dà, e questa cosa vi comunque fa comodo. E poi inoltre, anche se ormai direi che è troppo tardi, Pereira è ufficialmente guarito dall'infortunio che l'aveva tenuto non so per quanto tempo, non mi ricordo, ma era veramente uno sbotto di tempo, lontano dal campo, meglio tardi che mai, no? Vabbè, anche se purtroppo, anche se se non sbaglio l'avevo messo un po' in campo, non mi ricordo, contro la Roma, ormai comunque la stagione è finita e quindi è stato parecchio inutile, no, Pereira. Comunque, ora andrò avanti e ci rivediamo al primo luglio con l'inizio del calciomercato. A dopo. Intanto vi sono arrivato alla fine, no, della stagione. Eccolo qui, ottima stagione per quanto riguarda il campionato, che vi ricordo che Aldo per via dei soldi, no, richiesti se non sbaglio da me, si era puntato a voler qualificarsi per forza Europa League. Ce l'abbiamo fatta, fra l'altro, quindi è contento. E fra l'altro c'è anche il discorso dell'Oppa Nazionale, che è la Oppa Italia, che è, addirittura sono stati eccezionali. Complimenti ai giocatori, addirittura. Insomma, sono soddisfatto anche di ciò. Ora,
Premerò Start. No, scusate, era sulla PlayStation 4, sono rimasto sulle vecchie console che si chiamava Start, ora si chiama Options. Insomma, su avanti. Quindi niente, sono veramente, lo proviamo intanto. Sono curioso di sapere veramente quanti soldi mi darà Aldo a disposizione, dato che comunque appunto ci avremo da affrontare, oltre al campionato della Team Cup, l'Europa Italia, anche l'Europa League, che fra l'altro personalmente ci tengo molto. Magari se proprio non dovessimo vincerla, magari arriva in una fase piuttosto importante, non andare fuori magari ai gironi, ecco. Comunque, ora vi sta caricando, tante due cazzatine, no? E niente, sono curioso di sapere veramente quanti soldi ci darà Aldo e vedere anche cosa riusciremo a fare con questo calcio mercato. Dai, dai, ce l'ha fatta, cariato. Vabbè, io intanto ho messo i giocatori, no, i miei, quelli che ho deciso di mettere lì nel discorso degli allenamenti. Insomma, andiamo, avanziamo intanto, vediamo un po'. Intanto decidiamo la propria campionato. Allora, vediamo un po'. Andiamo su questa, quella lì è un po' più, diciamo, redditizia, si è vinta, si è fatta bene. Allora, la rosa attuale è questa qua. E secondo me, per fare un campionato da metà classifica può andare bene. Ma per, diciamo, le pretese che ho io, sotto certi punti di vista, non può andare bene. Soprattutto in chiave Europa League, magari dando un occhio all'Europa League, che in teoria dovrebbero esserci anche squadre nettamente più forti. Secondo me non va bene. Non tutto va buttato via. Secondo me i ruoli principali da sistemare sono questo e questo, ovvero un attaccante e un trequartista. Allora, perché Diovest? Diovest perché Maximino, nonostante non sia male, non è come Armstrong in primis e non ha le caratteristiche che vorrei avere da un attaccante e non ha le caratteristiche basate sul mio stile di gioco, ovvero non è così agile, non ha tantissima resistenza, non ha dei buonissimi piedi, insomma, tant'altro. Maxim volendo può fare una riserva, dato che comunque è un attacco, soprattutto dal punto di vista panchina, insomma, messo sì bene. E poi c'è Pereira. Perché Dio Pereira? Anche se lui, poveraccio, ha avuto un infortunio grave che l'ha tenuto fuori più di metà della seconda parte di campionato, va detto che per quel po' ha giocato. Nonostante, soprattutto vedendo i soldi che ci ho smesso, non è che mi abbia vinto più di tanto. Per ora, magari crescendo può aumentare e posso cambiare l'opinione su di lui. Però per ora, diciamo, preferirei trovare un altro trequartista. Per il resto, questi erano i primi due, quelli principali secondo me a sistemare. Per il resto qualcosina c'è e se avanzano soldi e perché no tempo, perché magari le trattative potrebbero andare anche per le lunghe, soprattutto per il trequartista e l'attaccante, vorrei sistemare questi ruoli qua. Perché? E ve le spiego prima di dirvi quali sono. Perché nonostante comunque non siano male, mi gaeberebbe averci qualche giocatore un po' più adatto alle mie esigenze, un po' meglio, ecco, il giocatore migliore rispetto a quelli che abbiamo. Io vorrei sistemare esterno sinistro perché Chernyak non è male, non c'ha resistenza e è una cosa che a lungo andare può dar fastidio. Poi anche lui si rompe spesso, è agile ma non troppo, sinceramente mi garba relativamente. Benassi, anche se non è male, però c'ha un qualcosa che non saprei dirvi cosa di preciso, però che non mi piace. Strano che sotto Benassi mi garba sempre. Però lui alla fine se si va a vedere insieme a Castagna qualitativamente sono belli meglio, quindi Benassi sarebbe proprio l'ultimo acquisto, cioè acquisto più che Benassi mediano, se, mediano centrocampista difensivo volevi pare sarebbe proprio l'ultimo a sistemare, però voglio essere corretto ve lo dico. Poi il difensore centrale perché Sarri e Ceccherini in confronto a Bernandez sono qualitativamente peggio seppur non di molto. Però sia Sarri, appunto, Ceccherini sbagliano spesso, anche se sono io che controllo. Vedi Sarri, ad esempio, per dirne una, è alto 80 metri e di testa dovrebbe essere tutte sue, invece a volte si fa anticipa e peggio ancora a volte si prende i gol. Vedete, o perlomeno ricordate, qualche gol preso di testa sull'uomo che in teoria doveva marcare Sarri. E poi fra l'altro è lento Sarri, come del resto Ceccherini. E in ultimo, anche qui vi ripeto, questi sono, lo voglio precisare, sono eventualmente ruoli da sistemare in secondo piano. Non sono, cioè non c'è un'emergenza come secondo me c'è a
abbastanza in attacco e per quanto riguarda il trequartista, per attaccante e trequartista, il portiere. Perché? Perché Blanco non è male, però non è nemmeno per la grande forza. Il problema, vale, è che Blanco a volte fa il fenomeno, ti prende anche Osic, boh, non so come avevi fatto a prenderlo. A volte no, a volte prende dei gol assurdi. E per quanto mi dispiace dirlo a malincuore, perché poi è uno che ha una buona crescita fra l'altro, però per ora cerco altro. Potrei metterlo come, se c'è chiaramente la possibilità, come riserva, anche se secondo me sarebbe sciupata dall'età, però per ora non ha quelle caratteristiche. Ora vedrò un po' cosa farci. Insomma, e questa è una situazione molto sintetizzata e molto superficiale di quello che vorrei fare, ecco, in questo calciomercato. Comunque, ora passiamo al calciomercato vero e proprio. Allora, intanto vediamo un po' cosa possiamo fare con i giocatori che abbiamo. Allora, riparto come sempre dal discorso età. Allora, Cerni io no. Quelli che ho messo secondari, nonostante tutto, non voglio metterli comunque sul mercato, a meno che poi non arrivi un'offerta direttamente da appunto quello che ho deciso di fare per quanto riguarda i loro stati. Però fino adesso non voglio venderli. Ecco. Allora, Oldschick non azzarderei meno. Barella, nonostante tutto, è talismano. Balanta era già sul mercato, così come non ho detto prima, però Milanov o Milanov. Armstrong non si tocca. Lucci è già sul mercato. Penso che sia rimasto sul mercato dal precedente calciomercato. Poi c'è lui, ecco, Carlson. No, assolutamente, anche se ha 20 anni, ti voglio vendere. Bonino uguale, capisco come mai non sia fra trasferimenti. Angelino no, Maximi no, anche se vabbè, però lascio sì. Castagne assolutamente no, Pereira no nemmeno, anzi Pereira sì, magari viene a fare qualcosa, o perlomeno no, anzi no, Pereira lo voglio eventualmente nel panchinario, come eventualmente anche Maximin. Blanco no, Hernandez no, Abner no, lo voglio dare in prestito, male vada. Così come Sar, però Sar eventualmente lo vorrei dare in prestito solo se comprassi un altro difensore centrale. Gasbarro via, che penso sia tornato dal prestito, credo. Vabbè, Benassi no, lui sì, proprio via, anche lui. Gingan, Ralte, nonostante comunque non sia male per essere stato uno svincolato preso sì, tanto per, lo vorrei dare via. No, Maicon, in prestito, no, lasciamolo lì. Ceccherini lo metto sul mercato. Però le voglio rinnovare il contratto, perché se no poi in teoria mi vuole andare di meno. Sì, mettiamo il giocatore chiave, anche se non lo è. Lui è sul mercato e basta, quanti giocatori. Comunque, e tanto questo è il discorso dei nostri giocatori, cosa farne. Ora, senza pigiarci, non so se l'avevate notato, comunque, cosa che mi sono scordato di dirvi. La situazione attuale a livello di budget è questa qua. Stipendi non se ne parla, perché fa veramente ride. Trasferimenti, nonostante tutto, può forse andare bene. Resta di fatto che ora bisogna un po' vedere come andranno le cose. Intanto andiamo avanti e guardiamo un po' di fare questo precampionato, così per accumulare qualche soldo e sperare magari in qualche offerta da parte di altre squadre per i nostri giocatori. Allora, offerta per il trasferimento, Armstrong. Clamorosamente no, anche se no, mi dispiace, Armstrong no, rifiuta tutte. Piuttosto lo venderò, se mai in futuro, anche se lui è il talismano. Qui, vabbè, qui competenza europea, mi dice le ossi, bla bla bla. Obiettivo Europa League. Raggiungere la fase di eliminazione diretta. Guarda che non è così semplice, caro Aldo. Vabbè. Nazionale, i sedicesimi di finale, volendo, ci si può fare. Vabbè, qui è del budget, video campionato. Termina a metà classifica. Tom. Si va a vedere anche un po' in contrapposizione rispetto all'altro anno, perché anche se intanto invece che è inaccettato, Guedes addirittura, guardatelo, cioè, mi è venuta la notifica perché se non sbaglio nel precedente calciomercato gli fece un'offerta, o perlomeno l'avevo messo fra i preferiti, e mi sa che va Real Madrid, anche perché i soldi non ce l'ho, mi dispiace. Comunque niente, siamo arrivati alla prima via di campionato. Di campionato, scusate, della Coppa Internazionale Europea, che è il pre-campionato. Simulo e vado a vincere 1-0. Gol di Oldschick Kale. E dicevo, in contrapposizione comunque il discorso dell'obiettivo di campionato, perché cioè, è vero che alla fine l'avevo scelto io per farmi da soldi dell'Europa League, però ci siamo arrivati. Aldo dovrebbe pretendere un premio più, invece no. Tanto si è fatto male Angelino 3 giorni.
Sì, scusate se sono un po' tra virgolette frettoloso, però vorrei levarmi dai coglioni questa Davi, tanto grosse per 89 milioni, avanti vaini. Cioè, però dicevo, mi vorrei levare dalle palle. Angelino non me ne frega niente che se sei stanco, Joy. Questa OPV, magari lasciamo l'acqua, che so, intanto si è perso. Armstrong ho visto la sua rigore, oltretutto. Che intanto è l'anno mio. Chiaramente simulando il tutto come sempre. No, se no sarebbe veramente, non lo so, stramega noiosa che cosa. Andiamo avanti. Tanto vi è arrivata qualche offerta? No, qui c'è tutto il discorso dei giocatori. Che vabbè, me ne frega niente. Faccio di testa mia. Andiamo un po'. Tra il Poznan. Tanto siamo secondi, almeno lì. Tac! 3-0, doppietta di Armstrong che ci mette anche lo zampino Maximin. Siamo passati, siamo andati all'essi. Questi erano quelli. Boh, guardate Brugman. Brugman era un giocatore che chiaramente non ho detto nemmeno un nome, però volevo provare a prendere. L'hanno mangiato. Fra l'altro erano troppi vaini oltretutto. Via. Alla fine è meglio sì, tanto ce l'avevo i soldi. Insomma, andiamo a fare questa. Cos'era? Quarto di finale, semifinale, cos'era? Tac! 1-1. 5-4 rigori, che culo! Tanto vi rialleno i giocatori. Aio, chi si è fatto male? Chi era dell'altro, ragazzi? Addio, non mi viene in mente. Era Cerny. Cos'è? Si era fatto male un'altra volta. Che è andato via. Boh, vabbè. Tanto ce lo rimetto. Ah, Ale, vai. Dreaming e controllo palla di Armstrong. Sono saliti. Qui è arrivata vecchia offerta. Boscagli. Boscagli non è male, eh. Quasi quasi gli faccio subito un'offerta per provare eventualmente a tappare il discorso di difensore centrale, anche se non è il mio obiettivo principale, ecco, non è, come ho già detto prima, uno dei ruoli, secondo me, da ricoprire principalmente. Però, dato che gli fanno un'offerta e l'offerta sembrerebbe nemmeno sì tanto alta, erano 4 milioni, no? Quindi ne faccio di 4 e ci schiocco. Ah, Sasa Fo, voglio vedere, la rischio, però non me ne frega niente. Ci vuole mettere Ceccherini e offrirne 2 di milioni. Vediamo un po'. La rischio perché probabilmente se la rifiutano va direttamente all'Arsenal. O ci va di già, non lo so, vabbè. Insomma, comunque continuiamo e finiamo questa cavolo di Open Precampionato. Si va già a finale contro il Genk, le prime erano la semifinale. Tanto i primi tornei, lo vedete, fanno comodo i vecchini lì. Oh. Seppur poi, data la situazione attuale nostra, ma del Livorno in generale, fanno sempre comodo. Qui a riborda un'altra offerta per Boscagli. Boscagli che voglio, per chi non lo sapesse, dire. Sapesse, virgola, dire che ha un buon potenziale, è un buon centrocampista. Sì, centrocampista, difensore centrale. Quindi magari verrebbe prenderlo. Poi ve lo consiglio se non lo sapevate. Insomma, cosa faccio? Simulo. 3, 2, 1, tac! No! Stavolta no, maledetta la miseria. 5-4, ma per quell'altra rigori. Ma è male, però, de perde così è brutto. Insomma, andiamo avanti. Anche se ora inizieremo a regola ufficialmente questo calcio mercato a livello d'acquisti. Offerta troppo bassa, ma fa sempre parte della squadra. No, non c'è nemmeno più scritto Frame X per fa qualcosa. Bene, mi sono giocato a Boscagli, olè. Allora, in attacco. In attacco vorrei fare un'offerta a un giocatore che, se non sbaglio, mi interessava già nel precedente calciomercato, con le gennaie della precedente stagione, ovvero Zivkovic. È salito, 6 milioni, salito di qualità perché poi prima c'aveva 73, insomma, c'aveva un po' di meno. E io chi ci posso schioccare? Boh, ci schiocco lui. E gli do 6 milioni, vai. Stecchite, vediamo un po'. È buono Zivkovic. Ho Sabella, che se non sbaglio prima non ho detto. È parecchio alto, non altissimo. Cosa che purtroppo fra, diciamo, le osse negative di Maximin, appunto quest'ultimo non c'ha. È una delle, infatti, discorso caratteristiche che non rientra nel mio stile di gioco di Ale, purtroppo, di Maximin. Quindi è per questo che sto cercando un sostituto. Siamo interessati ai giocatori. Allora ti levo e ti do 6-5. Andiamo un po'. Poi fra l'altro Zivkovic, io lo ridio anche se credo, perché sinceramente non me lo posso ricordare. Vabbè.
ha un buon potenziale anche a livello di crescita, eh? E poi fra 20 anni e 75 non è male, assolutamente. Quindi mi piacerebbe provare a prenderlo un'altra volta, dato che ci provai purtroppo miseramente in, tra virgolette, passato. Ale, vai, me l'hanno accettata. Diamo un po', 30.000, 4. Giocatore chiave, diventerebbe chiave, sì, titolare. Insieme a Armstrong. Vediamo un po' se viene. Io però voglio fare una cosina. Prima di, eventualmente, se dovessi venire a ufficializzare l'arrivo di Zivikovic. Iheanacho, il mio amico Iheanacho, dov'è ora? Sempre al City. Ma costa anche l'abuso di soldi. Ma ne mane, chi ce l'ha tutti i vivaini? Boh, io provo a fare un'offerta così tanto per, magari boh, scazzola, me l'accettano. E nasce bimbi è forte. E sinceramente lo preferirei parecchio a Zivkovic. Mopy no, ragazzi. Mopy no. E per chi non sapesse chi è Mopy, vada, se ha voglia, a vedere i miei primi video per quanto riguarda questa serie qua. Mopy no. Perché comunque mi si è reso conto che fisicamente non c'è mai. Cioè, anche se è agile, è troppo nano. E non mi garba più di tanto come attaccante. Anche se sembra stare fresco un po' più Armstrong, che sembra più leggermente in confronto a lui un po' più fisico. Intanto io mi è arrivata un'offerta incredibile del Real Madrid. E sa se ti dico, io voglio 20 milioni. Boh, mi se me l'accettano, ne spedisco proprio, ne lo tiro io. Cerni. Vabbè, se mi arriva offerta sì, bimbi lo vendo, chiaramente. Tanto che c'è cioè, il discorso dell'allenamento un'altra volta. Interruzione. Madonna, mi va di cazzo. Tanto Zivkovic. Aspetta, poi già accetta. Intanto meno male ha accettato. Alleniamo i miei amici. Sì, sono tutti i miei amici, i miei acciatori. Allena anche Cerny, anche se boh, dovesse andare via. Perché se poi ci va, l'avrei sprecato un'opportunità di allenarlo, ecco. Allora, andiamo avanti. Vediamo se mi accettano per boh, Iheanacho. O per Cerny addirittura. No, Dio buono, Dio. No, via, troppi vaini. Niente, tutti e due. Tanto ufficializziamo il primo acquisto. Primo acquisto per quanto riguarda il 2016, no? Nella realtà, però per quanto riguarda la nuova stagione del Livorno, è lui. Zivkovic, anche lui come sempre, Ricairo, Ricairo, penso Ricairo, eh? Zivkovic. In italiano, Riccardo, vai. Riccardo Zivkovic. Olè, è uno. Intanto me lo sistemo subito lì. Fra l'altro, se non sbaglio, Zivkovic dovrebbe essere destro. Da vedere, subito flop, sbaglio. Cos'è? È destro, destro, non vedo bene. Armstrong uguale, vabbè, rimaniamo così. E olè, è uno. Sperando che non mi deluda. Tanto vi si leva lui. Vai, si schiocca lì. E l'attacco sulla carta, c'è. Cioè, anche se qualitativamente non sembra così forte. Ora sarebbe da prendere il trequartista. Allora. Io un nome bomba ce l'avrei, però non so quanto possa costare. E anche se non è un vero e proprio trequartista, però è pur sempre un giocatore che ha caratteristiche offensive. Fatemi vedere quanto viene. Sempre se c'è l'opportunità. Raphinha dovrebbe essere, non so se è il primo o il secondo. Fatemi provare il secondo. Non è questo bruttone, non è lui, lo sapevo. Io voglio Rafinha che almeno nella realtà già nel Barcellona, non so se qua nel gioco ha cambiato gioco. Sì, ha cambiato gioco, ha cambiato squadra. Allora, è questo. Sempre Barcellona. Chissà quanto vogliono. Boh, ci provo, ragazzi. Parte dei 90.000. Chi ce l'ha tutti questi soldi? Boh, vabbè. Eventualmente ne do per lei. No, gli do Maximi, no, da Cecchini, boh. Provo sì, provo con 6. Sicuramente rifiutano, eh. Però, boh, tanto per provarci. Perché solito alla fine è un giocatore che il Barcellona nei giochi te lo vuole vendere. Non gli fa comodo. Al contrario di quello che secondo me può valere. Quindi, boh, mica è breve provare a prendere. Un altro trequartista buono è lui, Hakim. Bene, Hakim, sei tornato dal prestito. Fatemi vedere, ditemi di sì. Oh, bene, a parte vorrei sapere quanto c'ha.
prima di rischiare, fatemi vedere il coso, il resoconto dell'osservatore su quanto ha di qualità totale. Non dovrebbe essere male, eh? Non di certo un 90, però dovrebbe essere a regola un po' meglio di Pereira. Intanto di qualche offerta bassa, Ale, mi fate vedere quanto voglia per la figlia, per curiosità. No, voglio informazioni. Un attimino, eh. Allora, ma ho già messo. Ma non è botta, ragazzi. Allora prova a levare così. Prova a fare. Boh. Toh, vai. Tanto per provare a fare qualcosa. Andiamo avanti, vediamo un po'. Tanto vi è tornato il discorso di allenatori, ma ci ho rifiutato. Voglio le palle, quanto vuoi? Io non c'ho una lira, caro Barcellona. E le potrebbe dire, allora se provi a comprarla fa. Vabbè, è uguale, tanto per dare un po' di brio. Per provare a prendere top player. Voglio vedere. Allora, tanto alleniamo i giocatori. Ma da Cerny, come vi pare. Cerniera, è salito, vai. Guarda, bimbi, guardate la resistenza di Cerny, ce l'avete notata. È impressionante quanto faccia da quel punto di vista, maledetta la miseria. Vabbè, mentre qui l'osservatore dovrebbe, tra virgolette, studiare Rafinha e Masturri, e io punterei al portiere. E io voglio lui, lo voglio. Datemi Dragowski. Voglio dire, anche lui intanto metto... di esaminare, insomma, il discorso è resonto. Allora, Dragowski. Tanto, madonna, quanto fa schifo a livello di osso e quindi dovrebbe essere fattibile da prendere. C'è un portiere... Ok. Vai, sto parlando da solo, ragazzi, capitemi. Tra virgolette, che mi sto... Voglio fare le osse di furia, perché ho paura di essere troppo... veramente noioso, lungo. E poi fremo dalla voglia di Joao, per dire, fino ad ora. Solamente Zikovic, però c'ho uno, vorrei vedere come gioca, vedere se me ne devo pentire o no di aver buttato via soldi eventualmente. Il Jagiellonia, che è Dragowski, ha accettato. Madonna, quanti soldi vuoi? No, provo sì. 4 chiave, chiave, è vero. Andresti a posto di Blanco. Oi oi. E qui tanto Barcellona ha rifiutato per la 15ª volta. Andiamo avanti. Beh, ragazzi, comunque nemmeno un'offerta. Ho offerto bocca, voglio alzare lo Stoccardi, a venire di fionto. Safo? No. Allora, provo a prendere un altro. Prima di accettare, voglio provare a fare un'offerta. Anche se secondo me, se dovessi includere il tutto, lo Stoccardi ritira l'offerta per Zar. Va bene, comunque. Allora, mi hanno consigliato lui. Mi hanno consigliato Jonathan. Dove Joski, sempre le percuse. Anche lui mettiamo il discorso di seguirlo. Dei bimbi. Se viene è un difensorone, per la squadra. Perché lo so che non vuol dire una sega, detto male papale. Però il fatto che già di stipendio da solo prenda un 70.000, di solito vuol dire che il giocatore ha anche una buona qualità totale. Quindi... qualità totale significa anche tanto, in teoria, prezzo di trasferimento, no? Quindi andiamo un po', magari accetta l'offerta. Ma stessa video. Aspetta, tanto fammi vedere tutti questi cinemi, ma solo quanto c'ha? 73. No, un prestito no, perché se poi dovesse aumentare, almeno me lo faccio già mio. Chi si vende, bimbi? Si vende Carlson. Fatemi provare. Ci avrei più una lira, fa così. Però, vabbè. Voglio provare, voglio smaniare. Voglio fare qualche così, qualche cazzata. 20.000, boh, fai. No, 18, vai. 2.000, anche se sono poi, me l'hai sempre risparmiato. Che dicevo. Voglio rischiare e da via Sarri. Davia Sar, via. Ma la mano lo richiamo, se vi devo dire. Vai, via, diverti allo Stoccarda. Guarda un po' di gioco, guarda un po' di salire. E ci si rivede eventualmente il prossimo anno. Vai Sar. No, davvero, speriamo un vada in fumo. Perché se no siamo nella cacca. Non mi tocca giocare con Ceccherini.
che nel Giode non è quella gran forza. Ma pigiato su avanza. E Tastiman, anche Tastiman ha rallentatori, oltre Joe. Interruzione, vedi? Nulla, non ne frega niente. Cos'è quell'altra notifica? Cos'è che non ho visto? Ah, vabbè. Sì, qui l'ho messo, poi lo controllo quasi mai. Vabbè. Vai, via. Rialleniamole per la quindicesima volta. Io, maledetta la miseria, me ne sono accorto. Ora sto sempre allenando Maxi Min. Dovrei allenare Zivkovic piuttosto, no? Vabbè, dal prossimo si cambia. Attenzione, ragazzi, ci stiamo avvicinando a, diciamo, al primo test. Che poi di test non c'è nulla, perché è importante che se si perde si va fuori. Oi, oi, manide. Proviamo 7, vediamo così. Tanto vale Dragoschi, non me ne frega niente. Anche se magari c'ha qualitativamente 10 in meno a Blanco, lo voglio. Lo faccio giocare a titolare. Ah, io mi hanno accettato per Masturri. Ma rimanete. Allora, facciamo la sessione calma. Importante, sì. Allora, in primis, guardiamo di prendere il COC, che è Masturri, che se ne può essere buono. Anche se per ora qualitativamente non c'ha molto. Allora, pensiamo prima al COC, non mi devo far fregare da questa voglia di prendere 8.000 giocatori. Poi Dragoschi, Budala di sua madre, ha rifiutato, e to 20.000 non mi rompere i coglioni, eh. Scusate se sono volgare, ma ragazzi, ma quando si gioca credo che sia quasi tutto lecito, no? Quindi, e a Dragoschi gli si è offerto il contrattino. Adesso, fatemi vedere se c'è qualcosa, no, non è arrivata nessuna notifica interessante. Adesso, siamo arrivati qui. Primo test, anche se ripeto che non è un test perché è una partita importantissima, perché se si perde si va, credo, a casa. Non so se c'è andata a ritorno, fatemi vedere, perché non mi è mai capitato, sinceramente. Poi siccome FIFA non è completamente uguale alla realtà, meglio controllare. Comunque sì, c'è andata a ritorno, quindi è importante relativamente, è un test, anche se non ha molto di test, insomma, è una partita da vincere, in poche parole, via. O perlomeno di provare a vincere. No, prima di iniziare voglio fare il mio solito gioino che fa una alzata, però voglio fare uguale. Discorso numero di maglia. Allora, vediamo un po'. Hernandez, vabbè, 14, Angelino. Vediamo che siamo, si dà il 3. Terzino sinistro puro, di solito c'ha il 3, così come c'ha il 2 il destro, cosa che non ho visto. Benassi, vabbè, 22, va bene, va bene. No, Zivkovic, sta 17. Importante sia capace che ne pilati il 13. Va bene così, vai via. Ce l'ha mai nessuno il 10. Che 10 è così. 10 per me, ragazzi. Nonostante purtroppo se lo siano girati. Si sono girato altri giocatori, per me. E rimane di un giocatore solo. Rigordi. Protti. Quindi mi dà noia vederlo addosso a altri giocatori, soprattutto giocatori del gioco qualitativamente scarsi. Comunque, siamo arrivati qui. Prima partita di tutto, della stagione, dell'anno del 2016, di ve le vi pare. Tanto vi cosa devo mettere, no? Mi tocca giocare con la seconda perché non ci si capisce una sega. Insomma, vi siamo tutti in teoria in forma. Insomma, iniziamo. Via, notturna, non piove. Guardate bello Zivkovic, ma rimane avanti, è brutto. Insomma, via, iniziamo questa prima partita. Vai, Ricciairo! Madonna, tiro il petade. Però quale? Prima occasione, vabbè, sciupata però, creata da Zivkovic. Vai, Armstrong! Dio Cristo, de. Vai, Bilal! Madonna, tiri. Vai, oh, Zivkovic! Ci prova così. Ho provato ad inventare qualcosa, però non è stato efficace. Finisce sì il primo tempo, 0-0, ma per ora, toccandomi, lo dico chiaramente, sembrerebbe che ci siamo. Ci stiamo rendendo ogni tanto un po' pericolosi. Il problema bisognerebbe buttarla anche dentro. Insomma, andiamo a farci un tempo. Addio! Blanco! Vedete, ora fa il fenomeno. E a me quando è così, poi mi dispiace eventualmente sostituirlo. Vai, Cerny! Mamma mia, di quanto è uscita! Vai, Zivkovic!
No, bimbi, cosa ha sbagliato? Cosa ha sbagliato? Ma nemmeno la porta ha preso. Non lo so, poteva prendere il portiere, ci dia la parata. No, non ha preso nemmeno la porta. Maremmanete. Dio buono, si stava per rifare dell'occasione malamente mangiata per di prima. Finisce così, 0-0. Peccato perché abbiamo creato qualcosa, però come nel primo tempo non siamo riusciti a finalizzarlo. Soprattutto quell'occasione malamente sbagliata, mordacce sua, da lì. Da Zivkovic o Zivkovic, comunque, punto. Guardate lì le statistiche. Peccato. Vabbè, meno male c'è il ritorno. Anche se si gioca fuori asa. Allora, intanto il Mastur ha accettato. E accetto. Accetto. In teoria dovremmo farcela anche per eventualmente. Per Dragowski o no? Boh, speriamo di sì. Speriamo di sì, ragazzi. Attenzione. No! No! Maledetta la miseria. Allora, andiamo da Aldo. Dai, Aldo, dacci due spiccioli. Almeno qualcosina. Due, toh. Boh, buttiamola lì. Anche l'Europa. Andiamo avanti. Allora non voglio più soldi. Andiamo 5. No, troppi. Aldo non accetterà. Non accetta Aldo. Va bene, prendiamo questi. Prendiamo questi. Tanto. Poi via Abner. Chi lo vuole? Vai, vai via Abner. Vai. Insegna a tutti come sarta a due avversari. Vai. Almeno per un anno insegnali. A regola ora Cesemo per Dragowski. Oh, Ale, via. E ci abbiamo anche il portiere che a seconda arrivando Chadro MVS è titolare. Fatemi vedere perché sono il più forte Blanco. Ma come? È più forte Blanco di Dragowski. Ma rimane, buttate via soldi. No, 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 no. Allora, Dragowski me lo alleno io. Me lo tengo lì. In cose degli allenamenti, vai. Poi giocherà a titolare. Per ora rimane un attimo Blanco, anche se è in controsenso. Comunque, ragazzi, fatemi vedere il calendario un attimino. Perché io pensavo ci fosse la Team Cup, invece l'ho buttata di fuori. Quando c'è la Team Cup? La Furia. Ma c'è o no? Boia. A gennaio. Almeno questa è simile alla realtà. Che vabbè, anche se è in controsenso, perché dovrebbe essere così. Discorso di una parte già dopo svariate partite. Vabbè, insomma, niente, ragazzi. Allora, siamo arrivati via. Lasciando stare il flop finale, flop per metà. Perché poi Dragowski, ragazzi, ve lo posso assicurare, diventa no, un portierone di più. Se fatto già e allenato bene. Però per ora è tra virgolette un flop. Insomma, la situazione attuale a livello di rosa è questa. Eccola lì. Ah già, ho pensato che Mastur, me l'ero scordato un attimino. L'avevo messo. Vediamo intanto Bonino, ti prego, vai via. E olè, sì, vabbè, qui to mettiamo Rart, tanto per. Insomma, la rosa attuale, la situazione attuale è questa qua. Direi che anche se non di molto, un po' ci siamo rafforzati, soprattutto in attacco, che si è preso Zivkovic, lasciando stare l'occasione, mamma mia, che si è mangiato prima. Però comunque davvero, anche lui in teoria un buon giocatore di buona prospettiva, così come Mastur, anche se per ora Mastur, soprattutto velocità e fisio, non è messo tanto bene. Vabbè, comunque la situazione attuale è questa. Bisognerebbe cercare di fare due spiccioli, oppure non scambiare Ceccherini, ve li fare con qualcuno. Perché qui ci manca un difensore centrale buono, se si va a vedere. Anche se Ceccherini o Sarri, anche se non c'è più, non sono così scarsi. Però vorrei qualcosa di più, un po' più sicurezza, tra virgolette. Per il resto credo che ci siamo. Teniamoci Cerni, teniamoci Benassi. E vabbè, riuscì che c'era Reggiani, non l'ho nemmeno detto prima. Insomma, per il resto ci siamo. Anche se pur non di molto, che non c'è stato, diciamo, quello stacco, versarto di qualità. Io direi che abbiamo una squadra che, aspetta, è piena di giovani, però che può veramente diventare forte se viene ben allenata e considerata bene. Ecco, perché chi più chi meno sono tutti giocatori di prospettiva. Anche se comunque bisognerebbe prendere nella realtà giocatori di esperienza per quanto riguarda Europa League. Vabbè, comunque lasciando stare la realtà, pensiamo a Joao. Alla fine poi dipende anche da come gioco io in primis, che come sapete, scusate se allungo il discorso, però lo voglio dire. Se c'è una squadra per pari il Barcellona, però fai schifo clamorosamente a Joao, è inutile, perdi uguale.
Se invece c'è una squadra media, e questo non sono io, però se brava Joa, qualcosa puoi fa. Io spero di essere nella media, di fare qualcosina almeno, ecco. Via ragazzi, detto questo, niente, vi lascio col beneficio del dubbio per quanto riguarda il discorso passeremo il turno Europa League, punto interrogativo. E poi niente, per qui metto sì, per il discorso di iniziare ufficialmente il campionato con la prima Serie A, che appunto andremo a giocare laggiù contro il Chievo a Verona, aspetto il prossimo video. Detto questo, niente, arriviamo alle conclusioni. Primis, cosa che non ho credo mai detto, però vabbè, la voglio dire. Scusate se il video forse è durato parecchio, sono stato magari un po' noioso, però vi ho voluto tra virgolette far entrare e farvi vedere tutto il calciomercato fino adesso, senza magari fare come prima spezzoni, cioè clamorosi tagli per cercare di rallentare le ossa. Ho preferito far così e non so, spero che sia stato tra virgolette di vostro gradimento, anche se la vedo dura. E questa è la prima mossa. Poi sempre di conclusioni, vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi vorrei chiedere di fare le solite cosine, ovvero di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Niente ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo video, nel quale, come ho detto prima, inizieremo la Serie A. Vedremo cosa succederà per quanto riguarda l'Europa League e finiremo il calciomercato. Chissà se magari c'è qualche botto finale dovuto anche magari a qualche vendita sostanziosa, per non dire sostanziale. Insomma, chissà, non so nemmeno io, però vabbè. Via, detto questo, dai, ci vediamo al prossimo video. Se avete voglia, sarebbe gradito qualche consiglio magari a poco prezzo, ecco, a basso costo, low cost, sul finale. Via ragazzi, ci vediamo al prossimo video, spero di ritrovarvi. Via, ciao.